Il Solofra espugna il fine di Montemiletto con una vittoria per 2-1. Tutte le reti avvengono nel secondo tempo, al 50° segna Salvato, al 57° Di Benedetto, poi al 90° Zerillo. Andiamo a vedere le interviste. Roccofiume oggi un primo tempo un po' sofferto, poi nel secondo tempo il Solofra è stato molto bravo ad approfittare degli errori del Montemiletto che hanno concesso i due gol, poi ha dovuto difendersi per tutto il resto della gara e ce l'ha fatta, tre punti importantissimi portati a casa. Sì, era una partita complicatissima, qui a Montemiletto non aveva vinto nessuno, l'unica partita diciamo è stato sconfitto il Saviano anche 3-1. Noi siamo venuti a fare la nostra gara come sempre, senza timore, primo tempo direi equilibrato, forse predominanza nostra, anche senza grosse occasioni, forse loro hanno avuto un'occasione sul nostro svarione di, difensivo, poi secondo tempo siamo entrati benissimo in campo, abbiamo interpretato bene la gara, giustamente sul 2-0 ci siamo abbassati un po' e abbiamo concesso diciamo al fine partita un gol su una disattenzione, però ci sta, grossa interpretazione e va fatto diciamo un elogio ai ragazzi che hanno interpretato la gara in modo impeccabile. Soprattutto da parte di Antonio Salvato che ha approfittato dell'errore, ha portato in vantaggio il Solofra, poi ha rubato un grandissimo pallone che ha portato a gol di Di Benedetto. Sì, Antonio fortunatamente è il nostro giocatore, ha fatto una grande gara, ma noi veniamo da un periodo, tutta la squadra, nonostante la sconfitta di Saviano nelle ultime 5 gare abbiamo fatto sempre bene, io ho chiesto la prestazione ai ragazzi al di là del risultato, oggi c'è stata la prestazione e anche il risultato, per questo sono contentissimo. Rispetto a qualche acquisto dal calciomercato in vista delle cessioni? Io penso che la squadra, il gruppo è un buon gruppo, viene a vince a Montemiletto 2-1, viene da 5 risultati, penso qualche innesto per completare la rosa, ma io sono soddisfatto del lavoro di tutta la squadra e di tutti i ragazzi che ho a disposizione. Grazie. Direttore Donatore, oggi una grande vittoria del Solofra che conquista 3 punti importantissimi e secondo posto che ora ti sta soltanto 2 punti. Un plauso alla squadra, al mister, perché comunque oggi forse abbiamo giocato bene tutte le altre, ma questa forse abbiamo superato tutte le altre partite. Abbiamo giocato davvero bene e forse il risultato di 2-1 ci va un poco stretto. Però l'importante era qui venire, giocare a viso aperto. Chi si aspettava che la nostra squadra si chiudeva in difesa per cercare di portare a casa un punto, ha visto che si sbagliava e ha visto che la nostra squadra dall'inizio ha giocato per vincere e credo che alla fine il risultato sia giusto. Merito alla squadra, un complimento al mister perché comunque sono stati tutti bravi, 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 bravi. La rosa adesso si è un po' accorciata con qualche addio, ci vorrà anche un gran lavoro durante il calciomercato. Ma diciamo che noi abbiamo una squadra che si è vista oggi, una squadra competitiva. Venire qui a Montemiletto, imporre il nostro gioco, giocare, vincere, vuol dire che la squadra è presente. In settimana faremo delle valutazioni insieme al mister e alla società e se ci sarà l'opportunità di prendere qualcuno e rinforzare la rosa, ben volentieri. Grazie. Prego. Antonio Benedetto, oggi il tuo compagno Salvato ha approfittato di un errore del Lions e poi tu l'hai messa dentro portando il Solofra sul 2-0 e quindi mettendo la partita più sul sicuro. Sì, sono felice perché come hai detto tu ho approfittato dello sbaglio del difensore e fortunatamente l'ho messa dentro. Oggi partita per me perfetta, per tutti quanti noi, approccio perfetto, stiamo crescendo un po' alla volta. Il gol di quest'oggi a chi lo dedichi? Il gol di oggi lo dedico a me stesso perché faccio sacrifici da 4 anni, perché ero 4 anni che non giocavo, problema di infortunio, ma dopo 4 anni sono tornato penso più forte di prima. Grazie. Prego.